È passata quasi una settimana da quello che è successo in Bergamasca, più in generale in Val Seriana. Siamo a Colzate per una situazione importante che interessa diverse unità abitative in una via a fondo chiuso e i residenti, le persone qui rappresentate da Maurizio, sono molto preoccupate. Cosa è successo quel giovedì? Giovedì intorno alle 2 il muro che si può vedere qui dietro, il muro che conteneva la terra della montagna, ha ceduto e si è andato a poggiare ai terrazzi dell'abitazione, i terrazzi del secondo piano, oscurando completamente la vista al primo piano. È un muro che ha una funzione perché c'è una storia su questo versante sotto cui è stata costruita la vostra casa. Sì, è un versante un po' turbolento, sono caduti dei sassi, causando anche una tragedia mortale, ma è sempre stata una zona un po' franosa. Infatti è stato costruito prima delle case, perché appunto quando hanno fatto i primi scavi per costruirlo, il terreno aveva ceduto, avevano fermato le costruzioni, fatto delle valutazioni geologiche e prescritto la costruzione di questo muro, per contenere la spinta della terra, e solo successivamente, qualche anno dopo, hanno poi proceduto alla costruzione delle case. Successivamente a questo, circa più o meno 2 anni dopo, quando l'ultimazione delle case, è successa appunto questa tragedia di un sasso che è caduto da sotto San Patrizio, ha colpito una macchina sulla strada ed è successivamente rotolato quasi sull'abitazione. Naturalmente lì siamo stati sfollati per qualche mese perché la zona non era considerata sicura, e non solo noi, ma tutte un bel po' di case qui del quartiere. E quindi poi si è proceduto sempre con valutazioni tecniche a costruire un vallo paramassi, che deve fare e ha fatto, cioè, la funzione di contenere eventuali massi che dovessero crollare e cadere ancora dalla montagna. Problema che adesso questo vallo, che non ha terre armate, specialmente in corrispondenza della nostra abitazione, con le copiose piogge di questo anno, ha ceduto, si è fessurato. Si vedono foto dove appunto il terreno in cima si è disillevato per almeno 60 centimetri, e quindi ha spinto sul muro della casa. La preoccupazione è importante per due motivi. Uno, perché hanno detto che potete restare in casa, ma voi non siete rimasti, e due, perché il futuro sembra tutt'altro che definito. Certo, sì, allora noi hanno detto che la casa è abitabile. Effettivamente la casa strutturalmente al momento non ha niente a parte i danni ai terrazzini, che però non sono strutturati per sostenere un tal peso, quindi abbiamo paura anche che cedano. E quindi abbiamo autonomamente deciso di andare a vivere e soprattutto dormire da qualche altra parte. Un giorno veniamo qua, controlliamo come va la situazione. E il futuro non è roseo, anche perché, vabbè, siamo consapevoli che la cosa non sarà molto di facile soluzione, però quantomeno di essere informati e di essere tenuti in considerazione dalle istituzioni, dal comune.